Se andrà tutto bene sarà soprattutto merito vostro. Recita così uno striscione dei testardi, uno striscione bianco-verde che appare dinanzi all'ospedale Moscati di Avellino dove ci troviamo quest'oggi. E vogliamo partire con questo servizio da questo striscione perché è uno striscione che ringrazia tutto l'ospedale, non solo i medici, non solo gli infermieri, non solo gli operatori sociosanitari, ma anche gli addetti alle pulizie. Ecco, noi oggi abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione soprattutto sugli addetti alle pulizie, anche loro rischiano la vita per mantenere pulito l'ospedale, questo grande ospedale che è il motore pulsante di tutta la città di Avellino e della provincia in questa emergenza Covid-19. Ho voluto scrivere questa lettera semplicemente per dare un piccolo ringraziamento alla nostra categoria, alla categoria delle persone che sanificano l'ospedale, che come dicevo anche nella lettera, molto probabilmente senza di lui la pandemia ci avrebbe praticamente affollati. Non perché qualcuno non ci abbia ringraziato, ma semplicemente perché sembriamo gli invisibili, non siamo quelli che vengono notati in un certo senso, non siamo medici, non siamo infermieri, non siamo importanti in un certo senso secondo una gerarchia. Attualmente la pulizia e la sanificazione è molto più meticolosa, abbiamo bisogno di nebulizzatori, abbiamo imparato ad utilizzare tecniche diverse, ad utilizzare materiali diversi, il tutto con i dispositivi, e vi posso assicurare che indossare una di quelle tute già per un quarto d'ora, 20 minuti è pesante. Attualmente cerchiamo di sanificare i rifiuti speciali ancora prima di chiuderli, e il ringraziamento in questo caso veramente profondo va ai ragazzi, perché sono loro che trasportano il materiale più infetto fino poi allo smaltimento. Purtroppo la vita è cambiata per tutti, in tutto, soprattutto a noi quando torniamo a casa cerchiamo di non abbracciare figli, parenti, perché abbiamo paura di essere proprio noi i primi trasmettitori di questo virus. È brutto vedere queste persone attaccate alla respirazione artificiale, sembrano quasi dei bambini indifesi in quel momento. Cioè abbiamo il compito di trasportare questi rifiuti speciali e diciamo, loro si occupano della chiusura e noi nel trasporto fino ad arrivare allo smaltimento. Vengono scesi dai reparti e noi abbiamo tipo un'isola ecologica giù dove è adibito tutto al rifiuto speciale. Che dopo diciamo, tutti diciamo, i bidoni che si chiamano CleanPack vengono ritirati da un'azienda di Caserta che poi vengono portate delle aziende che si occupano di questo smaltimento. Spero che dopo questa fine di questa pandemia, questa fine di questa emergenza, diventeremo meno invisibili. Hai paura di ritrovarti tu al posto della persona che stai guardando con gli occhi, come dicevo? Hai paura che la persona che sta a letto potresti essere tu, potrebbe essere un tuo caro? Hai paura di contrarre il virus, non sai che cosa ti può succedere, non sai se perché hai deciso di continuare a lavorare ti ha potuto creare un qualcosa a cui non volevi arrivare in un certo senso. Volevo fare comunque un grandissimo ringraziamento all'azienda Team Service che ci ha veramente fornito i dispositivi di protezione e di sicurezza quando scarseggiavano in tutto l'ospedale. Un piccolo ringraziamento anche al sindaco. Mi sento di dire che l'ho visto tra noi, l'ho visto per la città e questo ci sostiene.